Benvenuti a Rione Sanità, nuova puntata dell'Altra Campania, la scoperta dei misteri antichi. Abbiamo scoperto la storia di Largo Vergini, uno dei luoghi più magici e suggestivi di tutta Napoli, dove si conserva ancora oggi la storia dei mestieri antichi. Dal solagnaiello al chianchiere, passando per lo stricario e il cozzaro, abbiamo scoperto quella che è la tradizione, l'unicità, la tipicità dell'essere realmente napoletano. Mobili, cuscine, quadri, tutto quello che c'è da vendere da Giannino Show. Come si chiama? Giannino Show, un messicano. Si buttava anticamente, no, usavo no. È come diceva una gente una volta, tanti anni fa, e dicevano usavo una roba vecchia, e così stiamo facendo, usavo una roba vecchia. La roba che c'è donna e noi mettiamo la cosa a vendita. Usavo una roba vecchia. Non è più come una volta. Io ne faccio uno di mestiere antico, tipo le scarpe, il calzolaio, l'artigianato, che adesso vabbè è andato più avanti, quindi sono i macchinari, però era un mestiere artigianale. Le scarpe si portavano ad aggiustare, che le persone non potevano comprare, quindi si usò la chianiel, si diceva. Ma noi diciamo che da cagnare, fortunato della roba bella. Prima di entrare nel cuore pulsante della sanità c'è il Borgo delle Vergini, uno dei luoghi di maggiore suggestione di Napoli, dove leggende, culti, religione presente si riannodano indissolubilmente. Il nome deriva da una fratria religiosa greca, quella degli Eunostidi, dediti alla temperanza ma soprattutto alla castità, come spiega l'antica leggenda. In questo splendido scenario fatto di storia, culti, tradizione e unicità c'è l'antico mercato di Largo Vergini, uno degli ultimi autentici mercati napoletani, dove poter scoprire gli antichi mestieri che solo in pochi posti di Napoli ancora sopravvivono. Napoli è piena di miti e di leggende e quella dei Vergini è una storia divertente e anche una storia d'amore, perché si racconta di una ragazza di nome Ocna che si era innamorata di un ragazzo, Eunosto. E lei si era innamorata e lui la rifiutava costantemente. E dopo tutti questi rifiuti lei è andata a raccontare ai suoi fratelli che Eunosto le aveva fatto violenza. E quindi i fratelli vanno da Eunosto e lo uccidono. E quindi lei, afflitta da questo dolore, da questo torto che aveva fatto di Eunosto, si toglie la vita. E dopo la sua morte gli amici di Eunosto vengono qui all'epoca, si uniscono insieme e fondano una comunità di celibi, appunto i vergini, e trascorrono qui la loro vita in preghiera e ricordo di Eunosto e del torto che lui aveva subito. E qui negli anni, quindi nei secoli, si è fatto questo insediamento che adesso è quello che vediamo, e quindi nasce da una storia d'amore, finita male, ma una storia d'amore. Quindi la castità, la purezza, la bellezza, la santità della sanità. Mischiata al profano, come al solito. La cosa bella di questa città, di questo quartiere, è come proprio il mito, la leggenda, le persone si uniscono con tutto quello che poi è reale e che è stato nel passato. Quindi un luogo nato dalla purezza che si è sporcato, ma sporcato di significato, non di sporcizia, sporcato di senso. Cristian, siamo alle Vergini, Largo Vergini, la tua attività è una particolare tutta napoletana, lo spassatiempo che cos'è?
Niente, si tratta di frutta secca, frutta disidratata, trattiamo messicani, roba per aperitivi, spezie, legumi, c'è un po' di tutto, roba salutare, roba non salutare, per divertimento. Perché si chiama lo spassatempo? Beh, perché di solitamente è stata usata, anticamente si usava la domenica, prendere un misto di noccioline, dopo fatto il lungo pranzo napoletano, ci si mette a tavola tutti insieme e ci si tiene compagnia mangiando queste noccioline dicendo lo spassatempo. E si passa un po' di tempo tutti insieme, parlando in famiglia, eccetera, eccetera. Quindi la famiglia, che i napoletani devono stare sempre uniti, sì. E lo spassatempo che è anche un po' divertirsi nello sgusciare. Certo, nello sgusciare, nel mangiare, nel riconoscere i vari frutti, nel sapere i vari sapori, eccetera, eccetera. Noi siamo qui da 4 generazioni. Il primo negozio fu aperto nei primi anni 20 alla sanità. Dopodiché nel 1945 mio nonno proprio Francesco ha aperto Miracoli. Nel 1977, con la sua scomparsa, mio padre è l'unico di 3 fratelli che ha portato avanti il mestiere antico come si faceva una volta. E poi insomma 5 anni fa, dopo un viaggio mio all'estero, ho deciso di tornare per cercare di fare qualcosa di buono per la mia attività e per il mio quartiere. La parola principale è sacrificio, perché non siamo l'enoteca insomma che si vede in giro nelle varie città o magari anche per Napoli. Noi siamo ancora in grado di andare nell'Interland campano e selezionare il contadino proprio che fa il vino come si faceva una volta e poi lo portiamo in cantina. Alcuni vengono venduti alla mescita con i serbatoi e altri direttamente in bottiglia. Io vivo nel ricordo dei clienti storici, che alcuni anche da più di 50 anni che sono clienti di famiglia, ed è bello magari farsi raccontare storie di miei avi, no? E quindi questo senso di storia, di appartenenza al territorio, in me ha risvegliato un senso civico e anche doveroso di dare qualcosa al mio quartiere. E infatti io insomma credo di portare avanti almeno per un po' di tempo tutto ciò di bello che sto facendo qua alla sanità, non in un altro quartiere. Quanto l'ami la sanità? Da 1 a 10, 100. È un'attività storica che vive dal 1950. C'era mio nonno, mio padre e io ho proseguito l'attività perché diciamo è una cosa che mi ha sempre affascinato, allestire il banco e creare questa situazione molto particolare. Una situazione particolare perché ci hanno raccontato anche i tuoi colleghi qui a Largo Vergine. A che ora ti alzi la mattina? Allora, la mattina io mi alzo alle 3 di notte e finisco di lavorare alle 9 di sera, alle ore 21. Ciro, però hai sempre il sorriso, perché... Sempre. È proprio... sono proprio io così. Ci racconti un po' come allestisci il bancone, cioè proprio la tua bravura nel creare un'architettura di frutta e verdura. E diciamo la mattina si parte dall'interno mettendo tutte le cassette, man mano poi dopo mettendo il mirto, perché noi il mirto lo usiamo per allestimento, per dare un po' di colore, perché il verde va vicino a tutto, per marcare un po' più di colori. Funziona ancora il vero mercato, come si usava tanti anni fa, è una cosa che va ancora, il mercato. Quali sono i mestieri antichi che possiamo raccontare, proprio il nome in dialetto dei lavori, quelli commerciali che ci sono nella sanità come in tutta Napoli? Vabbè, il nome del mestiere, diciamo questo qui, il fruttivendolo, che come si chiamava antico tempo, era uparulano. Che vuol dire? Quello che vendeva le verdure, o fruttaiuolo. Queste sono le alici e sono di Pozzuoli. Queste le puoi fare fritte come vuoi e sono belle. Queste sono cefali, cornello, stocco, orate, spigole. Una tradizione di famiglia e non noi. E non andando noi. Non andando, abbiamo visto che vi viene tutti a bacchetta. È pesante, no? È un po' pesante, però ci ha insegnato parecchie cose. Un mistero antico, vendete praticamente solo frutti di mare, come si chiama? Ostricaio, ostricaro o ostricaio, e sono tutti i frutti di mare tipici, ostricare in generale, però ci stanno i tartufi, cozze, vongole, lupini, fasolare, e diciamo è una cosa tipica napoletana, come Bari per esempio, no? A Bari è la stessa cosa. E poi il negozio è particolarmente caratteristico, vediamo. Questo è un negozio molto fotografato, se vedete, guarda, ci sono pure personaggi famosi che vengono qua, vengono a mangiare. Questo
Quel che c'era una volta e ancora oggi c'è è il tarallo in sogno e pepe. Quel che c'era una volta e non c'è più è il tarallaro ambulante. E una delle delizie della città, che da sempre è stata, per utilizzare un termine attuale, città da street food per antonomasia, è il tarallo, sostitutivo economico di un pasto spezzafame saporito che nacque povero e fu arricchito con grasso e pepe e poi le mandorle. Il tarallaro più famoso e più amato si chiamava Fortunato Bisaccia. Divenne un mito, amato, rispettato, fece di sé più che un venditore, un personaggio che animava le vie con quel grido che ne annunciava l'arrivo. Anche Vittorio De Sica lo volle, così apparve come comparsa nel Giudizio Universale nel ruolo di se stesso, e poi Pino Daniele che lo mise dentro una canzone, Fortunato, contenuta nell'album Terra Mia. E tra i tanti profumati e saporiti taralli, a Rione Sanità c'è quello storico di Poppella. Nome Poppella, cognome Salvatore, uno dei tarallari più antichi di Napoli. Raccontiamo la storia di un mestiere così legato alla città. Questo mestiere qua è nato da oltre 100 anni fa. La mia famiglia sta nella sanità da 120 anni. E facciamo taralli, pagnottelli, tutte quelle cose rustiche che si fanno. Che sono i pagnottelli? I pagnottelli sono ingredienti, cicolo, uovo e formaggio, che è una cosa molto antica e si fa ancora, fino adesso si fa ancora. In sanità stiamo da 120 anni, cioè abbiamo cominciato a fare il pane e siamo arrivati a questo. Anche mio figlio più giovane, la pasticceria, i fiocchi di neve che vanno a ruba. Luigi, storico lavoratore della sanità, il suo mestiere ha un nome particolare napoletano. O chianchiere. Chianchiere o macellaio in un palazzo bellissimo, quello dello Spagnolo. Sì, esatto, un bel palazzo come tanti che ci sono anche in zona, come il Palazzo San Felice, che sarebbe, questo sarebbe la copia del San Felice come palazzo. È abbastanza, è stato ristrutturato 15-20 anni fa. Insomma, ogni scorcio è una poesia in questo palazzo. Lei, quando viene a lavorare la mattina, qual è l'aspetto che la emoziona ogni giorno? No, io prima di entrare nel negozio, io andavo al palazzo, mi guardo poi il palazzo, come diceva San Felice, diceva, San Felice li vedeva sotto. Diceva che sembrava tanto che cadeva questo palazzo, però è rimasto come il ponte di Brooklyn. Basta varcare il portone di via Vergine 19 nel cuore del Rione e a pochi passi dalla centrale piazza Cavour per trovarsi di fronte il monumentale Palazzo dello Spagnolo, splendida testimonianza di architettura barocca con un ruolo di rilievo nella storia di Napoli. Era un palazzo nobiliare, ed era qui che addirittura si fermava il re all'epoca, Carlo di Borbone, poi Ferdinando, tutti i re che salivano su a Capodimonte per cambiare il traino delle carrozze, perché per salire a Capodimonte, alla reggia di Capodimonte, bisognava fare una salita molto, molto ripida, e addirittura qui le carrozze cambiavano dai cavalli ai buoi, perché bisognava avere molta più forza. È stato un palazzo che poi ha avuto una storia alquanto complessa. Nell'Ottocento viene acquistato da una famiglia spagnola, la famiglia Atienza, che rimane in possesso del palazzo per un periodo abbastanza lungo. Il capostipite di questo palazzo si chiamava Tommaso. A Napoli lui comunemente veniva ricordato come lo Spagnolo, ecco perché Palazzo dello Spagnolo. Lui fa tantissimi lavori, aggiunge un palazzo, aggiunge queste bellissime statue che trovate come sovraporta, e soltanto che Tommaso aveva un bruttissimo vizio, che era il gioco d'azzardo. Quindi a un certo punto gioca una volta, gioca due volte, perde tutto, e l'ultima cosa che gli rimane da giocare è il palazzo, che ovviamente perde. Quindi purtroppo poi pian piano questo palazzo inizia a essere preso da varie famiglie, ad essere diviso nella sua proprietà. L'ultimo ricordo importante è durante la Seconda Guerra Mondiale, quando diventa un palazzo dove si stabilisce una piccola delegazione fascista, per cui ancora oggi qualcuno lo ricorda come Palazzo del Fascio. All'epoca c'era l'usanza di mettere i ritratti dei proprietari degli appartamenti, perché c'era la famiglia Atienza, ma la famiglia allargata, quindi c'erano tutti i parenti, zii, cugini, che avevano i propri ritratti come identificativo che quello era l'appartamento, che quella era la loro zona.
vuoi sapere come facetto, vuoi sapere come facetto. Non basta sti carnevali, non basta sti carnevali. Tutta quella cama a te, tutta quella cama a te. San Felice è certamente uno dei luoghi più simbolici della sanità, caratterizzato da una facciata maestosa con arcate simili ad un alveare. Antonio, siamo in uno dei luoghi più belli di Napoli, il Palazzo San Felice, una storia antica e tanti film che hanno girato. Sì, una matrimonio all'italiana, tantissimi, tantissimi film effettivamente, e Ferdinando San Felice era un architetto importantissimo perché lui a Napoli ha realizzato tantissime cose. Tra l'altro è stato proprio colui che ha dato il via alla tipica architettura residenziale settecentesca, con questi enormi cortili, questa scala stupenda, si chiama Scala ad Ali di Falco, per la prima volta adoperata qui, una scala che poi ebbe una fortuna notevole perché la troviamo copiata in tantissimi altri palazzi, e qui decise di abitare, lui, Ferdinando San Felice, decise di abitare alla Sanità. Questo è un palazzo che si compone di due cortili, questo che è quello monumentale e quello a fianco un po' più piccolino, addirittura così importante che alle spalle aveva un giardino pensile. E effettivamente poi San Felice, come un pochettino tutti i personaggi importanti di Napoli, aveva anche un soprannome, si chiamava architetto lievata sotto, cioè architetto levati da sotto, perché si diceva che lui andava in giro per i propri cantieri a guardare l'operato dei suoi lavoratori, e gli operai da sopra le impalcature gridavano architetto lievata sotto, perché sennò ti cade qualcosa in testa, e da qui appunto lui è ricordato anche con questo nome talvolta. Anche qui si racconta qualcosa che fa parte profondamente dell'anima dell'essere napoletano. I palazzi vengono concepiti con questi ballatoi che in fondo creavano un trade union tra le case. Il napoletano non è mai solo in casa, insomma, si crea un'osmosi con gli altri appartamenti. Sì, assolutamente, anche perché effettivamente un tempo, se questo palazzo conteneva tutta una famiglia, poi con gli anni questo è venuto meno. E proprio forse questa sua natura di condivisione, no? di intercomunicazione, che poi ha reso il napoletano quello che è. Ancora oggi molte famiglie lasciano le porte aperte, escono, parlano con i propri vicini, c'è questo rapporto di buon vicinato, e queste balaustre, questi pianerottoli sono lo scenario di tutti questi bellissimi rapporti umani che ci sono. E correndo te ne vai, chiudi gli occhi e non ci sei, e hai voglia di un caffè che ti tiri un po' più su. Mago, sanità si vive bene, dai, siamo comunque brave persone, ci sta Vicola Matari che c'è Gallucci della cioccolata, ci sta Santa Maria del Secolo, ci sta l'abitazione di Totò, cioè voglio dire, ci sono le traverse caratteristiche, dai, diciamo così. È una cosa bella vedere tutti questi turisti che vengono, perché sicuramente non avevamo mai visto da anni che veniva tutta questa gente. Lei, se vai nella chiesa della sanità, ogni mattina minimo ci stanno 500 turisti che vanno a visitare le catacombe, la chiesa, non c'è definizione. Come napoletani e come Napoli, la città più bella al mondo, e i napoletani sono le persone più belle, più calde e più umane del mondo. È un bello presepio la sanità. La sanità è bella, però i pastori non sono buoni. Perché? Lo butti fuori ogni momento. E tutta la tua vita sai di essere un nero a metà. Mentre il buio se ne va. A sovrastare il rione c'è lo storico ponte omonimo del rione, lungo 118 metri con 6 arcate, che unisce due importanti strade della città, via Santa Teresa degli Scalzi e Corso Amedeo di Savoia, originariamente unite sotto il nome di Corso Napoleone. Siamo in uno dei punti più importanti, Largo Totò, e alle nostre spalle il ponte. Come si chiama? Qual è la storia? Allora, in realtà questo noi comunemente lo chiamiamo Ponte della Sanità, ha un nome, una donna in realtà, si chiama Ponte Maddalena Cerasuolo,
e ricorda una partigiana in realtà che ha combattuto durante le quattro giornate di Napoli per salvare questo ponte. Volevano farlo saltare in aria, volevano farlo crollare per far scappare in realtà i tedeschi, non ci sono riusciti. Ed effettivamente questo ponte nasce però molto prima, nasce nel 1806-7 per collegare due punti estremi della città, la zona di Palazzo Reale, la zona di Via Toledo, con la reggia di Capodimonte, la residenza di caccia del re. E ha avuto sì lo scopo di unire due punti estremi, però ha fatto qualcosa di terribile, che è stato quello di estromettere tutto questo quartiere, perché molto tempo fa il re saliva a Capodimonte passando per la sanità. Con la costruzione di questo ponte invece questo non era più necessario e quindi pian piano la sanità si estromette e diventa quasi una periferia. Uno dovrebbe venire qui, dovrebbe veramente odorare, vedere, però è bello magari soprattutto la domenica, no? La domenica quando noi ragazzi ci troviamo qui a fare i giri con i turisti e anche le persone che noi portiamo, no? Sono affascinate da questo odore magari della cipolla, della genovese, dal ragù, dalla frutta, dai colori. È qualcosa che ancora qui si conserva e si conserva tanto, quindi è molto forte, però dirlo a parole così è difficile, bisogna venire alla sanità per capirlo. Largo Totò, una piazzetta che è stata inaugurata da poco, una scultura moderna che in un certo senso funziona un po' da spartiacque tra il passato e il presente. Ma in realtà questo è un bel esempio, perché la scultura, questo artista Beppe Desiato, in realtà è stata interessante perché è stata voluta grazie anche alla collaborazione di tutto il quartiere, perché in realtà qualche tempo fa, intorno al 2017, gli inizi del 2017, nei primi mesi, abbiamo chiamato proprio a raccolta con un concerto nella chiesa di Santa Maria della Sanità tutta la gente del quartiere per votare proprio per esempio il materiale con cui volevano fare il monumento, se mettere o meno delle panchine. C'è stata una riqualificazione del quartiere in alcuni punti e il monumento a Totò è stato proprio uno di questi, quindi è proprio la gente che l'ha voluto. Antonio, tra le innovazioni della sanità, il moderno e l'antico, che si intersecano anche quello dell'arte, della cosiddetta street art, sì. Ci sono dei murales che sono davvero importanti? Sì, sì, assolutamente. Ormai sono un paio di anni, forse qualcosa in più, che noi stiamo cercando di dare un aspetto nuovo al quartiere. Lo facciamo con interventi di arte. Per esempio questo qui, che è molto bello, questo qui è stato realizzato da Tono Cruz, si chiama Luce, perché è una specie di faro con i volti dei bambini che ogni tanto trovate qui in giro a scorrazzare. L'idea è quella di illuminare il quartiere con i ragazzi che sono la speranza per questo quartiere. Poi abbiamo lì Francisco Bosoletti con questo bellissimo murales che si chiama Resistiamo, tra l'altro sul lato della chiesa, quindi è anche un bel posto. Resistiamo in realtà è un gioco di parole, resistiamo, quindi c'è un ti amo all'interno, perché è un rapporto amoroso tra due fidanzati, tra una madre e un figlio, insomma si può vedere un pochettino come volete. E nel quartiere ce ne sono tanti altri. Da un po' di tempo ormai si sta cercando di dare un aspetto nuovo grazie all'arte e grazie a questi artisti che vengono appositamente qui per fare qualcosa per questo quartiere. Oh donna, neni jarabide kelela, oh donna. Oh donna, neni furunyonde kelela, oh donna. Ai bangi bololane kanna, ai bangi bololane. Qui parte tutto, siamo in un luogo che architettonicamente racconta il barocco, racconta davvero quello che ha reso ancora più sfarzosa la città di Napoli. Assolutamente, in realtà sì, parte tutto da qui in questa chiesa che è effettivamente una chiesa importantissima, una chiesa che, l'aspetto più esterno, più esteriore è barocco, ma in realtà ha delle radici profondissime, perché la prima chiesa è quella che vedete alle mie spalle, quella che noi adesso chiamiamo la cripta, una chiesa del V secolo dedicata alla Vergine con poi le catacombe di San Gaudio
meraviglioso che si trovano alle spalle. E la chiesa nasce poi nel 1602, come la vedete adesso, come una chiesa domenicana, quindi come una chiesa che effettivamente doveva dare risalto non soltanto all'ordine domenicano, ma soprattutto a un affresco che è stato trovato qui, che era l'affresco della Madonna della Sanità, un affresco che sanava, un affresco che dava la sanità del corpo. Ed è infatti proprio da qui che non nasciamo soltanto noi della Varanza, ma nasce il nome di questo quartiere, perché qui si veniva a cercare la sanità, perché qui si guariva addirittura. E l'opera è la chiesa è un'opera di Fra Giuseppe Nuvolo, questo architetto frate domenicano che qui racchiude proprio il barocco napoletano, anche se lo scalone che vedete alle mie spalle è leggermente più tardi, un pochettino più avanti. Adesso questa chiesa è il centro, il cuore pulsante del quartiere, ed è una chiesa molto 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 importante. È qui proprio che si trova tra l'altro il Monacone. Chi era il Monacone, Antonio? È una statua che si trova all'interno della chiesa ed è importantissima, perché quella statua nel 1836 ha fermato un'epidemia di colera in questo quartiere, e addirittura si dice che è stato San Vincenzo, il Monacone, a decidere di stare qui, perché quando venne portato in processione a un certo punto i portantini si stancarono, ovviamente, perché la statua era pesante, era un Monacone appunto, la posarono a terra proprio qui vicino a Vicolo Amatari, e poi quando andarono a rialzarla risultò pesantissima e decise di alleggerirsi in un certo senso la statua soltanto quando decisero di portarla in questa chiesa, e da allora per noi tutti è diventato il Monacone. La sanità sostanzialmente era conosciuta con tantissimi nomi, era conosciuta come la Valle del Tufo, perché comunque effettivamente qui si estraeva il tufo per realizzare poi tutti gli edifici di Napoli, la Valle dei Morti, perché da sempre in realtà questo luogo è stato un luogo di sepoltura, le catacombe di San Gennaro, quelle di San Gaudioso, quelle di San Severo, poi il cimitero delle Fontanelle, quindi una valle tra due colline, Capodimonte e Mater Dei. Questo diventa un luogo di pellegrinaggio e, come dicevi tu, un luogo di miracoli, perché poi ovviamente i santi che proteggevano questo luogo, San Gennaro, San Gaudioso, ovviamente portavano con sé una devozione molto molto forte, e ovviamente la presenza di guarigioni miracolosi all'interno delle catacombe di San Gennaro, guarigioni miracolose per l'affresco di Santa Maria della Sanità. Quindi effettivamente questo sì, era un luogo che sanava e che sana ancora un pochettino lo spirito delle persone. Il rione Sanità è costantemente sospeso tra orgoglio e pregiudizio, il proprio orgoglio e il pregiudizio altrui, condannato a un riscatto che finalmente è arrivato con l'impegno di padre Antonio Loffredo e i ragazzi del rione, con cui sta ridisegnando piazze e luoghi nel segno di apertura, comunicazione, relazione. Eccolo il rione Sanità, obelico di bellezza immortalato da teatro e cinema, reso celebre da quella bellezza senza fine dei palazzi più fastosi della città e da quel culto dei morti che pulsa dalle fontanelle per immergersi nelle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, i morti che solo a Napoli non hanno mai abbandonato i vivi. Ecco il fascino del rione che ha avuto come un teatrale sindaco Edoardo De Filippo, che è nel sipario che si apre sui palazzi, bassi, cortili segreti, le chiese, le bancarelle e le eccellenze come Totò. Perché la verità è che la storia non ha mai abbandonato la sanità dei vivi e quella dei morti. Thank you.